Gli studi poi alla fine, voglio dire, sono stati sempre gli studi che si facevano negli anni 70. Io ho studiato sul metodo Dante Agostini, che vivamente consiglio, ma che non è, non è l'unico metodo su cui si può imparare a suonare la batteria. I metodi sono vari e sono tutti, secondo me, vari. Bisogna riuscire a carpire le cose importanti da ogni metodo. Diciamo di classico solamente l'impostazione tradizionale, quella all'antica. I miei idoli erano i batteristi bianchi, non so perché, da ragazzino proprio amavo Gene Krupa, Louie Bellson, Buddy Rich, questi batteristi, anche perché erano batteristi abbastanza tecnici, e quindi sai, da ragazzino si è più attratti verso l'aspetto tecnico. Poi verso i 16-17 anni ho iniziato a ascoltare Elvin Jones, Philly Jones, Max Roach, Art Blakey, Roy Haynes, e da lì chiaramente mi sono aperto un po' di più verso questi mondi, se vuoi meno virtuosistici, ma altrettanto fondamentali e musicalmente forse a volte anche più validi, chi lo sa. Live studio, io...